Quest'oggi daremo un'occhiatina attraverso alcuni testi all'Apocalittica dell'Antico Testamento. Si tratta di un modo di esprimere la speranza in una situazione di crisi. Nel titolo, alla linea 8, ho messo un punto di domanda perché ancora oggi i veterotestamentaristi devono mettersi d'accordo sulla definizione di apocalittica. Non riescono ancora a stabilire una definizione chiara. Per questo motivo ho messo il punto di domanda. La prossima volta, invece, daremo un'occhiata ai testi apocalittici che si trovano nel libro di Isaia. Isaia, sapete che è un blef. In questo senso c'è l'Isaia storico, esistito, chiamato Isaia il Grande o Isaia di Gerusalemme, che compone i primi 39 capitoli. Poi c'è un altro Isaia, ma non sappiamo come si chiamasse, si chiama convenzionalmente Deutero Isaia o Isaia di Babilonia, e compone un libro che va dal capitolo attuale 40 al capitolo 55. Il primo è caratterizzato da quelle profezie che leggiamo in zona natale: una vergine concepirà e partorirà un figlio, lo chiamerà Emanuele. Questo è Isaia il Grande. Il Deutero Isaia invece è caratterizzato dai famosi quattro carmi del servo di Yahweh. Cosa ti ho fatto, popolo mio? Testi che leggiamo in zona quaresima, settimana santa. Il terzo, invece, è il trito Isaia o Isaia della ricostruzione. Non sappiamo come si chiamasse, tra l'altro molti di noi, tra i quali ci sono anch'io, dubitiamo che sia addirittura una persona, pensiamo che sia una scuola di profeti. Ed è caratterizzata da quel testo che Gesù cita a Nazareth: lo Spirito è su di me, mi ha mandato a predicare il Vangelo ai poveri. Questi tre libri sono stati messi insieme nel post-esilio, però verso il secondo secolo avanti Cristo c'è stato qualcuno che ha infilato dentro nel testo di Isaia il Grande, cioè nella prima parte di Isaia, dei capitoli. Se voi andate alla linea 30 vedete quali sono, che vengono chiamati la grande apocalisse, la piccola, non piccolo, piccola apocalisse di Isaia, e poi una manciata di versetti al capitolo 63. Prossima volta daremo un'occhiata a questi testi apocalittici presenti nel libro di Isaia, dove noi troviamo un elemento estremamente importante dell'apocalittica, e cioè questi brani rispondono a questa semplice domanda. Noi oggi viviamo nell'incertezza, nella sofferenza, viviamo con molti dubbi. Il futuro è la chiave di volta per capire il presente, per dare significato a ciò che viviamo. In un certo qual modo, quando nostra madre da piccolini ci diceva: ma fai questo fioretto, il Signore in paradiso ti premierà. Senza volerlo, ci forniva una chiave apocalittica, cioè un criterio interpretativo del presente. Perché vale questa scelta faticosa che io oggi faccio? Vale perché domani mi verrà ricompensata. È una forma grezza, però appartiene a questa mentalità apocalittica. Il domani dà significato all'oggi. Nella nostra cultura contemporanea, invece, noi siamo abituati al contrario. Vai al passato, rifletti sulle radici e capirai il presente. L'apocalittica ti rovescia la situazione, ti dice: no, non è così. Se tu vai al passato per capire il presente, è solo una parte di comprensione del presente. L'altra parte invece del presente lo capisci guardando al futuro. Ecco, in Isaia impareremo questo concetto.
Invece in dicembre daremo un'occhiatina a due altri grandi testi apocalittici infilati dentro in due opere profetiche, una dell'esilio e una del post-esilio, comunque sempre opere molto lontane dal periodo apocalittico. L'esilio è del VI secolo avanti Cristo. Ricordiamoci che l'apocalittica incomincia nel II secolo avanti Cristo. Leggeremo quel brano apocalittico che si trova in Ezechiele e alcuni testi di Zaccaria. Per vedere quali sono i brani apocalittici in Ezechiele e Zaccaria, andate alla linea 31-32. Cosa scopriremo in questi testi? Quello strano connubio tra razzismo e universalismo. Per quale motivo? Lo vedremo insieme. L'Apocalisse, la mentalità apocalittica, lo stile che produce l'Apocalisse, non un libro, ma la cultura, è molto razzista. Noi siamo i buoni, gli altri che ci perseguitano sono i cattivi, punto. E cosa succederà alla fine? Una delle due. O i cattivi restano cattivi e noi restiamo buoni, e quindi ci sarà premio e castigo, oppure i cattivi cambieranno modo di pensare e diventeranno buoni come noi, ma allora dovranno pentirsi del male che ci hanno fatto. Io ve la spiego in maniera grezza adesso, in modo che sia immediatamente percepibile il concetto. Ecco, questa forma, chiamiamola così, di vendetta pulita, si trova nei libri di Zaccaria e di Ezechiele. Naturalmente c'è tutto un processo dentro, per cui la cosiddetta sindrome di Stoccolma, cioè di innamorarsi di chi ci fa del male, di chi ci ha sequestrato, questa sarebbe la sindrome di Stoccolma, in qualche maniera è già stata anticipata da questi testi. Perché? Il gruppo credente che viene maltrattato dagli altri ha una reazione, fra virgolette, di simpatia, non totale, ma di buona levatura, perché vede nel nemico che ti fa del male, che ci fa del male, un futuro convertito. E quindi esiste un modo diverso di rapportarsi verso coloro che ci fanno del male. Non c'è odio, si capisce che loro stanno sbagliando nei nostri confronti, ma si capisce anche un altro piccolo meccanismo. Nel mondo apocalittico ciò che succede sulla terra è replica di ciò che succede in cielo. E siccome in cielo c'è il Padre Eterno e il demonio che sul ring fanno a cazzotti, ma il Padre Eterno è Dio e il demonio è la creatura, e quindi alla fine del match vince il Padre Eterno, si capisce. Ora, in terra, noi siamo i rappresentanti del Padre Eterno e gli altri sono i rappresentanti del demonio. Allora, provate a pensare. Coloro che vedono la realtà con quest'ottica vedono negli attuali vincitori dei sconfitti. Voi pensate di essere padroni nostri, di fare di noi quello che volete. Di fatto gli sconfitti non siamo noi, siete voi. Capite con quale mentalità i credenti venivano preparati, per esempio, ad affrontare la persecuzione, le varie difficoltà che potevano avere nella vita, proprio nei confronti di queste classi dominanti che nel periodo del secondo secolo sono sempre straniere in Israele. Invece con il nuovo anno incontreremo un libro intero. Nel mese di gennaio affronteremo il libro di Gioele, dove c'è un'apocalisse più dolce, una mentalità apocalittica più dolce, meno aggressiva di queste due, sia di Isaia sia di Ezechiele e Zaccaria.
Gioele è quell'uomo che potremmo chiamare l'anticipatore dello Spirito Santo. Lui intuisce che il mondo fondamentalmente va male perché non è aperto a quella intuizione, che è l'intuizione di che cosa pensa Dio. Per rispondere a questa domanda non si può fare appello alla propria fantasia, ma bisogna aprirsi al Ruach di Yahweh, allo spirito di Yahweh. E questo spirito di Yahweh dove lo si trova? Lo si trova intessuto nella natura, lo si trova intessuto nei nostri avvenimenti. L'importante, dice Gioele, è saper bere a questo spirito, cioè saperlo cogliere, imparare a contemplare ciò che ci accade, imparare a contemplare il bello, il forte, l'enigmatico della natura. Attraverso questo contatto con il Ruach Yahweh si impara a capire come Dio agisca nel macrocosmo, ma anche nel microcosmo individuale. Questa apertura allo spirito di Yahweh ci dà la possibilità allora di leggere la storia con un determinato modo. E Gioele dice, quando tu hai cominciato ad abbeverarti allo spirito, un po' alla volta imparerai ad averne sete, ma ricordati che lo spirito è in mano a Dio. Non è una specie di rubinetto di Coca-Cola, tu metti dentro l'euro e ti bevi la quantità di Coca-Cola che vuoi. E quindi è anche un qualche cosa che alle volte bisogna aspettare che Dio ce lo doni. Allora, un po' lo prendiamo noi, un po' aspettiamo che Dio ce lo doni, ma ce lo dona progressivamente. Lo spirito completo ci verrà donato man mano la nostra età cammina, man mano diventiamo più aperti, man mano abbiamo meno resistenze, man mano cominciamo a capire quali sono le cose più importanti dell'esistenza. Quindi il giovane non deve prendersela se la persona anziana che siede dietro a lei possiede, dice Gioele, più ruach di lui. È normale. Verrà il giorno in cui però anziani e giovani, uomini e donne, tutti quanti avranno la stessa quantità di spirito di Dio. Quando verrà quel giorno? Lui dice nel giorno del Messia. Poi vedremo che cosa intende con questa dicitura. Negli altri mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, noi invece andremo alla scoperta del libro di Daniele, che è il libro apocalittico per eccellenza. Allora, in febbraio noi faremo una prima esplorazione del libro di Daniele, che è un libro che narra le vicissitudini di questo signor Daniele durante l'epoca dell'esilio, cioè durante il VI secolo. Però teniamo presente che il libro è stato scritto nel II secolo, cioè 4 secoli dopo, ma è stato scritto in maniera intelligente, non per fare storie, non per dire cos'è successo 4 secoli fa, ma per spiegare ciò che stava succedendo nell'epoca contemporanea all'autore. Eravamo in piena persecuzione seleucida e l'autore, per aiutare i suoi, dice: non preoccupatevi, guardate che questo signore è vissuto là in un clima di persecuzione uguale al nostro. E dunque lui narra la persecuzione attuale investendola del clima e dei dati culturali di 4 secoli prima, ma di fatto lui sta narrando l'oggi. Più o meno lo stesso scherzo con cui Giuseppe Verdi compone il Nabucco. Sì, Nabucco è un fatto storico del VI secolo a.C., ma lui stava narrando la situazione degli italiani sotto il dominio austriaco. Lo stesso scherzo avviene nel libro di Daniele. Si parla di Daniele, ma si parla del presente, proprio perché il presente è un presente faticoso e ha bisogno di essere illuminato dalla speranza, ma soprattutto dalla comprensione, cioè che senso ha che noi viviamo quello che stiamo vivendo? Non si può mandare quel paese al Padre Eterno, perché in fondo ci sta rompendo l'anima da un mucchio di generazioni, perché non la smette
Cos'è che vuole da noi? Sono tutte le domande che si ritrovano dietro al libro di Daniele. Perciò comprendiamo bene che la lettura infantile che molto spesso si fa non dà giustizia a questo libro. È un libro tremendamente impegnativo perché gratta gratta risponde alle domande che abbiamo noi dentro. Ma scusate tanto, chi ci obbliga ad essere sempre giusti, veritieri, dare la testimonianza di umanità e di fede, essere fedeli a Dio in un mondo che cambia, che è anche pieno di angoscia, di movimenti culturali che rovesciano ciò che era stato dato per scontato 10 anni prima. Questo sarà il problema del libro di Daniele che poi, se ognuno di noi desidera, può tradurre nella propria vita. Naturalmente nel libro di Daniele daremo un'occhiatina al problema che abbiamo scoperto nel libro di Isaia, cioè il futuro aiuta il presente, non c'è dubbio. Però ci accorgeremo che questo presente è un presente che è già stato, è già successo. Ecco a cosa serve il passato. Questo presente, infatti, che noi oggi viviamo, guardate che è molto simile alla situazione dei cristiani del V, VI, VII secolo d.C. C'era una civiltà che stava scomparendo, era quella del grande impero romano, c'erano altre civiltà che stavano invadendo la prima anche in forma violenta, alle volte in forma subdola. Noi oggi diciamo popoli dell'est, mondo islamico, mondo nero. Allora si chiamavano vandali, visigoti, ostrogoti, unni. Avevamo una classe politica allora imbecille. Oggi dire una cosa del genere non va bene, però non è che abbiamo una classe politica di valore. Ci accorgiamo che annaspano non solo a livello nazionale, anche internazionale. Il mondo corrotto di allora, dove il denaro era il vero dio della situazione, non è che oggi non abbia un pendant, una specie di riproduzione lontana, è quasi esatta. Se noi ascoltassimo gli industriali, noi troveremmo quelle frasi famose che abbiamo letto in qualche romanzo, visto in qualche film: tutto ha un prezzo, tutto. La verità ha un prezzo, la giustizia ha un prezzo, l'amicizia ha un prezzo, tutto viene monetizzato. Se noi studiassimo bene quel periodo, ci accorgeremo che oggi ne stiamo facendo una riproduzione riveduta e corretta, ma non corretta in meglio, purtroppo. Meravigliarsi di queste situazioni vuol dire essere ingenui. Lo dico sottovoce in punta di piedi, vuol dire essere ignoranti, perché è già successo. Allora, di fronte a queste nostre situazioni, come collocarsi umanamente e anche con il taglio del credente? Le soluzioni sono due. O io ritorno a quei 3 secoli lì, li studio bene e mi so regolare nell'oggi, e questo è un modo. L'apocalittico dice, va bene, questo ti può servire in parte, ma guarda che è molto importante sapere come va a finire. Alcuni democristiani, alcuni socialisti, anche alcuni di altri partiti pensavano che si potesse corrompere gratis e hanno imperversato e sono andati a finire male. Come va a finire il prepotente? Come va a finire il corruttore e chi si lascia corrompere? Come va a finire colui che ha la filosofia del sembrare, non quella dell'essere? Guardando il passato impariamo a capire cosa accadrà nel futuro e allora sappiti regolare nell'oggi. Questa sarà la logica
che noi impareremo il 9, domenica 9 di marzo del 2003. Mentre invece, se notate, la linea 24, purtroppo in quel mese lì, siccome cade alla terza domenica la Pasqua, bisogna anticipare alla seconda domenica la casa dello studente, e di conseguenza noi che siamo alla seconda domenica anticipiamo la prima il nostro incontro, e lo faremo il 6 aprile del 2003, dove troveremo, fra i tanti enigmi dell'apocalittica, anche questa figura misteriosa, il figlio dell'uomo. Questo figlio dell'uomo, ci accorgeremo, non è né ben un gruppo né ben un singolo, ma è un po' questo, un po' quello. Sono quegli schemi culturali che nascono in forma abbastanza ambigua per spiegare una cosa complessa. I giovani pensano alla storia, noi pensiamo invece a qualche cosa di quasi contemporaneo a noi, quando De Gasperi, di fronte ai rappresentanti degli stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale, più o meno dice così, dice: tutto ci è contro, tranne, dice, la vostra personale simpatia. Però dietro a quelle parole lì c'era tutta l'Italia che parlava. Allora De Gasperi era lui o lui era noi? Capite che è un po' difficile dare una risposta netta. Ci sono dei momenti storici in cui il gruppo trova un leader che esprime perfettamente il gruppo, tanto che il gruppo si identifica con il leader e viceversa. Per cui questo figlio dell'uomo era uno schema mentale, non era una persona, era un modo di concepire il popolo ebraico, ma era anche un modo di concepire questa specie di leader che avrebbe espresso qualche cosa del popolo ebraico. Per cui alla fine ci accorgeremo che sarà impossibile distinguere fra personalità corporative e personalità individuali. D'altra parte, questo testo, che è il capitolo 7 di Daniele, diventa importante perché è uno degli schemi con cui il popolo ebraico leggerà l'identità del Messia. Cioè il Messia sarà anche figlio dell'uomo. Ed è simpatico notare come Gesù lo adoperi molto spesso, soprattutto quando lui deve indicare la parte sofferente di sé, ma anche la parte, diciamo, che viene dopo il trionfo, perché dietro la figura del figlio dell'uomo c'è la figura del giudice. Chi è il figlio dell'uomo? Il giudice dell'umanità. Entreremo allora dentro anche a quell'aspetto dell'apocalittica che è il giudizio che Dio fa sulle singole persone. E cercheremo in punta di piedi di vedere come lo farà, perché i testi biblici ne parlano anche con buona chiarezza. Io infatti ogni tanto sono un po' perplesso quando vado a San Petronio, alla Cappella degli Scrovegni, o in Vaticano e vedo questi giudizi universali. Non è così. Scordatevelo. Quando voi vedete Michelangelo alla Cappella Sistina, questo Cristo possente che si ti dà una sberla timpapina su per il muro, avete visto che bicipiti è? Meno male che gli ha messo la Madonna lì in parte. Ma il testo biblico non mi presenta il figlio dell'uomo così. Io lo ripeto, lo dico continuamente, guardate che se i testi cosiddetti escatologici di Gesù, il discorso del capitolo 13 di Marco, i testi paralleli di Matteo e di Luca, ci presentano il Gesù giudice, Giovanni aggiunge che quel giudice è il miglior avvocato difensore che abbiamo sulla piazza e il quale sceglie di difenderci, non è che noi lo scegliamo, è lui che sceglie di difenderci, perché sa che sarà un processo duro. E allora quando abbiamo il principe del foro che ci difende, siamo in una botte di ferro. Poi lui, che ha scelto di difenderci, sarà colui che emette la sentenza. Avete presente che tipo di giudizio potrà essere?
se c'è un marito innamorato della sua donna ed è la sua donna innamorata di lui e questo uomo va a farsi giudicare dalla sua donna, la quale fa da avvocato difensore e da giudice, cosa esce fuori? Posso saperlo? Secondo voi cosa esce fuori? Che tipo di sentenza? Capite? Questo sarà ciò che è il giudizio per ciascuno di noi. È scritto. E lo scopriremo. L'ultimo incontro invece riguarderà le visioni apocalittiche di Daniele, dove Daniele fa un lavoro da sportivo. E qui un'altra caratteristica dell'apocalittica. Se io devo saltare un fosso o fare il salto in lungo, che faccio? Devo tornare indietro e prendere la rincorsa. E più indietro vado, più la rincorsa sarà efficace per spiccare il salto. Più o meno Daniele fa lo stesso scherzo. Va indietro nella storia e percorre velocemente enormi periodi storici per fare il salto e capire che cosa sarà la storia finale. E poi la esprime con un linguaggio che non è naturalmente un linguaggio comune, è un linguaggio cifrato. Bene, questo sarà l'itinerario che noi faremo.